Television. Nel Giardino dei Semplici da qualche anno, pochi, e da 2 anni entra Savio Arato, il nuovo chitarrista. Ciao, benvenuto. Ciao a tutti. Grazie. Savio, l'emozione di suonare, di collaborare con un gruppo storico della musica italiana? È una bellissima emozione per tanti motivi, perché tu immagini che una volta una radio argentina mi fece la stessa domanda, disse: ma tu lo sai che sei in una parte, cioè in un gruppo storico, qual è la difficoltà che hai avuto appena sei entrato nel gruppo? Io dissi: allora, sono troppi accordi da imparare. Infatti, vabbè, questo scherzando, però ti dico una cosa: loro hanno una grande professionalità, hanno una grandissima esperienza, e io con loro da questi 2 anni ho solo imparato, però tantissimo, ho imparato a stare su un palco, più grande, ad avere la possibilità di registrare i dischi, la possibilità di fare le interviste, che per me era un qualcosa di davvero solo visto in televisione, quindi per questo ho dovuto in pochissimo tempo cercare di battere delle barriere che per me erano un po' difficoltose all'inizio. E quindi ti dico che in questi 2 anni stare con loro è stato una crescita pazzesca, molto accelerata, ma pazzesca davvero. Molto. Nonostante imbracci la chitarra da solo 30 anni? Più o meno, sì. La canzone più bella del Giardino dei Semplici che a te piace?
Io sono affezionato all'ultimo album, che comunque giustamente mi trovo anch'io all'interno. E il pezzo che amo di più è proprio il pezzo che dà il nome all'album, che si chiama Argento Vivo. Però I Love You è quella là che forse mi emoziona un po' di più, perché diciamo è una storia, una bella storia, scritta poi tra l'altro dal figlio di Luciano, quindi per questo una bella emozione I Love You. Anche tu, oltre a saper suonare, perché è una caratteristica dei bravi musicisti, per far parte del Giardino dei Semplici devi anche saper fare una cosa importante, cioè il falsetto. Sono il masto del falsetto. No, diciamo che mi diverto a cantare, l'ho sempre fatto. E con loro mi sono scoperto ancora di più canterino. Quindi per questo sì, è vero, la loro particolarità è le loro voci intrecciate con terze, quinte, quella base e così via. È stato un bel lavoro, ti dirò, nelle prove è stata dura, diciamo. L'emozione proprio nel registrare insieme a loro questo disco, questa avventura per te del tutto nuova? Ma ti dico questa, loro hanno il fatto di lasciarti tranquillo, quindi di lasciarti la possibilità di poter decidere cosa vuoi fare. Poi ovvio, non male che viene deciso, se viene bocciato o viene promosso, però quella cosa di dire ok, suona come vuoi suonare, non strafare, stai tranquillo, suona come vuoi suonare, e forse nel disco si sente anche questa naturalezza, questo modo di suonare con tranquillità. Tutti abbiamo suonato senza stressarci più di tanto, abbiamo stato tranquilli e abbiamo messo davvero il nostro meglio con la naturalezza possibile e immaginabile che ognuno di noi ha, insomma. Savio, ti ringrazio, e con Savio noi andiamo nello studio di registrazione, perché io vi voglio vedere tutti e quattro insieme, magari anche in pochi secondi del nuovo disco. Ma magari, perché no? Andiamo. Vogliamo andare? Andiamo. Andiamo. Parla al mio cuore. E dallo studio del Giardino dei Semplici termina questo meraviglioso appuntamento, questo special dedicato alla musica, la musica italiana per eccellenza, e vado a ringraziare le colonne di questo gruppo, o meglio, Tommy. La prima colonna, allora, anzi il terzo, diciamo, Tommy Esposito, batterista. Andrea Arcella, un saluto speciale a tutti quelli che suonano il pianoforte. Ciao da Luciano. Che suona il... il basso. E poi ultimo nom, la mezza colonna Savio Arato, chitarra. Ciao ragazzi, abbiamo visto il video, complimenti, e ad maiora sempre di più. Grazie. Termina questo Savio. Appuntamento, ciao. Grazie, belli. Ci sono 40 anni di carriera, come sono, ne facciamo un altro. Bello pesante, ma mio è un buono, ma mio è un buono.
sono due. La melodia del piano si completa con il basso nonché con la voce. Luciano, ciao, benvenuto. Buongiorno, buonasera, buonanotte, buon tutto. Insomma. Ah no, è la temporale. Movida Loca Television. Movida Loca Television. Spot.